Biagio, come è stato questo tuo rientro? Ti hanno fatto bene queste 2 settimane di sosta? Tutte e due forzate, tra virgolette. Cioè una con il tuo compagno, l'altra per la sua amica. Sì, la sosta fa sicuramente bene, permette di recuperare qualche energia e permette soprattutto di lavorare bene, per cui non è bello fermarsi perché perdi il ritmo partita, però quando insomma c'è la sosta, se vista nel modo giusto, insomma ti permette di recuperare energie, di riguardarti un attimo e di ripartire bene. Sicuramente Fabio è un giocatore importante, gli ultimi anni dimostrano che lui sia stato un giocatore importante, ma anche prima, nonostante insomma, non abbia fatto una carriera brillantissima, penso che lui sia veramente un giocatore importante. È importante secondo me nel corso di un campionato guardare anche i numeri. E i numeri fino alla settimana scorsa dicevano insomma che avevamo preso qualche gol in più, però secondo me l'atteggiamento difensivo, così come l'atteggiamento offensivo, è frutto insomma, diciamo, di una situazione di squadra, per cui è un peccato aver preso, diciamo, tanti gol, un po' siamo rammaricati e cerchiamo sempre di lavorare per migliorare questi numeri. A proposito di Munda, che doveva dire adesso che giocate fuori casa, e in casa le ultime 2 partite non avete perso loro, no? Quindi questo già può essere un segnale, poi non a caso sono arrivate 2 vittorie prima di arrivare solo una in 4 partite, cioè vedi una crescita in questo senso anche, a parte come reparto, proprio come meccanismi difensivi. No, sicuramente è sempre piacevole non prendere gol per i difensori, è importante, è il nostro lavoro e noi cerchiamo sempre di farlo al massimo. A volte si riesce, a volte meno, però le ultime 2 partite in casa insomma ci siamo riusciti e speriamo anche magari fuori casa di riuscire a invertire questa rotta. Sei uno dei preferiti di Verratti, della speciale. Mi fa piacere questo, mi fa piacere, mi lusinga. Io, come già detto, ho avuto l'allenatore, ho avuto il mister. È una persona che lavoro molto, è una persona che prepara molto le partite. Mi piace tanto lavorare sul campo. Ci siamo trovati sin da subito. E oggi lui sta dimostrando di avere stima in lui. Di questo lo ringrazio e spero soprattutto di ripagare la sua fiducia. Brescia qualche impianto ce l'avranno, questo nel periodo. Diciamo che in tutta onestà io penso che l'infortunio abbia un po' inclinato i miei rapporti lì a Brescia, perché poi c'è stato un periodo in cui tra l'altro non capivamo l'entità del mio infortunio. Il mio obiettivo è quello di far rimpiangere i dirigenti, la società, la piazza, anche perché so di non aver dato il massimo e di questo sono ancora rammaricato. Adesso ritorna a nuovo, diciamo, anche lo servizio, tra un po' ci sarà anche Riccardi, no? Sarete un aspetto positivo. Sì, io vivo la concorrenza come uno stimolo, in tutta onestà, per cui secondo me, se vissuta bene, può essere stimolante, può, diciamo, far alzare la concentrazione. Cesare è un giocatore importantissimo. Riccardi, io ho avuto soltanto modo di vederlo in allenamento. Mi sembra un altrettanto ragazzo molto, molto giovane, interessante. Per cui, più ci sarà concorrenza, e più sarà stimolante. Beh, incontrare le squadre di Castori non è mai semplice. Un allenatore navigato in questa categoria che è capace di far risultato con tutte le squadre, per cui sarà una partita molto difficile. Noi cercheremo di prepararla bene, sappiamo le difficoltà, insomma, dell'ambiente, un ambiente molto tranquillo, per cui magari arrivare lì anche molto rilassati può essere, diciamo, un'arma a doppio taglio, per cui c'è da lavorare subito, sin da domani, da prepararla bene. Il mister ci darà tutte le indicazioni e penso che arriveremo domenica pronti.
fase della, di giocare in casa, ci saranno sicuramente 800 persone. No, io ho letto, io non sono uno che legge tantissimo, però ho visto che il settore ospite è stato subito esaurito, questo è un dato che fa piacere, soprattutto perché la gente inizia ad apprezzare il nostro lavoro e questo è importante, vedersi gratificati è importante, è normale che tutte le partite devono far sì che la gente, che più gente si avvicini, per cui il nostro obiettivo sarà quello. Sappiamo tra l'altro che due risultati utili e due risultati magari negativi possono invertire la nostra rotta, per cui noi dobbiamo far sì che si susseguano sempre più solo risultati utili. No, io in tutta onestà ti dico che quando sono arrivato, considerando che comunque è qualche anno che faccio la Serie B, quando sono arrivato il primo impatto è stato con una realtà calcistica davvero molto buona. Ho avuto subito sensazioni molto positive e queste si stanno rispecchiando, per cui sono contento di questo. Il ritorno di Lucioni è stato importante per te, anche la tua esperienza di Bo è un carico di esperienza che ti danno più fiducia nel tuo ruolo? Sì, secondo me la fase difensiva più di ogni altro reparto ha bisogno di continuità nei meccanismi, continuità. Quindi con Fabio sin dalla prima partita, nonostante ci conoscessimo da qualche giorno soltanto, è andata sempre abbastanza bene nonostante insomma i gol presi, per cui sono stato contento, era importante diciamo non prendere gol e soprattutto era importante vincere, per cui siamo riusciti a vincere, a non prendere gol e di questo siamo molto contenti. Da qui alla fine del giorno d'andata il mister Capriverani ha chiesto di arrivare, di raggiungere la quota 30 punti, secondo te oltre Carpi quale può essere l'impegno più difficile da qui a questo traguardo? Ma non ti so dire, nel senso che io penso che tutti gli impegni siano difficili, cioè sia da Carpi, dal Padova, che magari può essere tra virgolette, oggi la classifica parla diciamo di una situazione un po' difficile per il Padova, quindi, o magari il Perugia, che nonostante sia una buona squadra trova delle difficoltà. Secondo me tutte le partite sono difficili, cioè chi in un modo chi in un altro, per cui è importante l'atteggiamento, è importante il nostro atteggiamento ed è importante insomma provare a vincerle tutte, sapendo che diciamo puoi perdere con tutti e aprendo gli occhi insomma contro qualsiasi avversario che ti si presenta. Posto, grazie Biagio. Grazie.